L'export agroalimentare delle Marche nel 2019 ha raggiunto il valore economico di circa 407 milioni di euro, un dato importante soprattutto se paragonato all'annualità precedente rispetto alla quale abbiamo registrato un aumento del 6%. Tre sono le filiere che principalmente stanno guidando l'esportazione dei nostri prodotti, sono quella dell'ortofrutta trasformata, della pasta e del vino, che rappresentano tre elementi assolutamente distintivi e identitari della qualità agroalimentare del nostro territorio, e la provincia di Ancona è la provincia che meglio rispetto alle altre nel 2019 ha saputo farsi conoscere e farsi apprezzare sui mercati esteri. Questi dati sono dati numerici importanti ed incoraggianti che ci raccontano di come le aziende agricole delle Marche stanno permettendo alla nostra regione di farsi apprezzare nei mercati oltre confine, ma ad oggi sono dati messi in forte discussione dalle negative conseguenze che la diffusione del coronavirus sta creando soprattutto sul piano economico e sulla regolamentazione dei mercati. Ad oggi la restrizione alla libera circolazione delle merci e la chiusura delle frontiere stanno rappresentando degli elementi di assoluta criticità per l'economia e delle nostre aziende agricole. Ed è per questo motivo che, come Coldiretti, stiamo chiedendo alla distribuzione organizzata, piccola, medio, grande, di dare priorità sui loro scaffali ai prodotti dei nostri territori, quindi ai prodotti delle nostre aziende agricole, che soprattutto in un momento come questo stanno dimostrando di essere un necessario collante non solo economico ma anche sociale in questi giorni di forte straordinarietà che la nostra regione e il nostro paese stanno vivendo.